Amiche e amici di Rossini TV, benvenuti a Casa Rossini, seconda edizione. Oggi siamo qua con Antonino Di Gregorio e adesso mi sto incartando perché, Anto, se dico che questa è una delle modalità di trasmissione che preferisco, dopo gli altri dicono e noi chi siamo? Però va bene così, perché il mio pubblico, il nostro pubblico, lo sa già che io sono appassionato di libri e sono amico di Antonino Di Gregorio e di conseguenza quando sono con lui mi sento quanto mai ancora di più a Casa Rossini, più di così non si può. Casa Rossini, nel vero senso della parola, come esatto. Se fossimo io a casa tua, sono venuto a raccontarti di un po' di libri. Esatto. Quando ci vediamo con Antonino Di Gregorio, noi chiacchieriamo un po' di libri, lo facciamo normalmente a casa, lo facciamo in varie occasioni, in occasione delle sue presentazioni, magari quando riusciremo a riprendere anche il circolo di lettura, insomma, lo facciamo in tante occasioni e dall'anno scorso, già dalla scorsa stagione, ci siamo detti perché non farlo anche in televisione a uso e consumo dei nostri telespettatori e così facciamo, insomma, siamo qua. Grazie, intanto grazie per avermi invitato ancora qui, sono molto contento di essere tornato e soprattutto sono contento di continuare a fare la cosa che mi dà più piacere, no? Quindi suggerire libri. Quando tu mi inviti qui, idealmente immagino una cosa del tipo gli ascoltatori, i telespettatori che prendono carta e penna e si segnano il titolo e che dico, ah, ma questo qua mi era piaciuto, aspetta che magari vado a... Infatti questa guarda, è la visione giusta, è quello, devono fare questo, allora vi diamo tempo, facciamo come faceva Art Attack, andate a prendere carta e penna. Preso? Benissimo, allora adesso prepariamoci e cominciamo ad ascoltare. Oggi ne ho portati un po' perché questo periodo dell'anno è stato veramente generoso nel regalarci belle uscite, nuove uscite, che ne so, sembra quasi che ritornando alla vita quasi normale stiamo ritornando anche a ricevere pubblicazioni quotidianamente nuove. Ma può essere anche che gli scrittori chiusi in casa per la pandemia abbiano prodotto sì, di più, magari sono diventati anche, sai, è difficile diventare creativi quando c'è un momento come quello della pandemia, però solo i migliori ce l'hanno fatta ed è per quello che probabilmente mi hai dato un gancio, guarda che meraviglia, sei troppo che meraviglia. Bravo. E allora partiamo dal primo, certo. Allora il primo è Marco Malvaldi, che è Bolle di sapone, si intitola, di Sallerio. Malvaldi a me piace molto, è colui che inventò il bar dei come si chiama, aspetta, com'è? Il bar Lume, che è uno di quei nomi, certo, che a te piacerebbe da tanto. Qui esatto. E è il bar dove c'è stata anche fatta una serie con Timi, eccetera. Quindi il bar degli anzianotti, chiamiamo così, che poi non è cortese, non è, però è così fondamentalmente. Ci sono un gruppo di persone che si trovano lì al bar e che si inventano investigatori e quindi vanno a risolvere casi che non gli appartiene, perché uno fa il barman, gli altri fanno gli avventori di un bar, perché dovrebbero mettersi a risolvere? Però succede. Ma il loro gioco invece di giocare a carte. Però giocano anche a carte, esatto. Perché i primi titoli della serie erano proprio la briscola in 5, eccetera, eccetera. Quindi... E però risolvono. Esatto. È bello. Scusatemi. In questo caso, proprio per quello che hai detto tu, loro partono da una cosa che succede distante da casa loro, perché la compagna del protagonista, che io continuo a chiamare Marco, perché per me Malvaldi è il protagonista, io mi immagino Malvaldi, non mi immagino Timi, mi immagino lui che fa quelle cose. Quindi la compagna del protagonista è andata a fare una cosa in Calabria e succede una cosa in Calabria. Quindi i nostri amici del Barlume cosa fanno? Iniziano a fare le riunioni in Meet con la... Investigazioni, esatto. Investigazioni online. Nel libro, è quello che dicevi tu, quindi gli autori genio. Cosa hanno pensato? Hanno pensato di scrivere qualcosa che ricordasse, e poi infatti è stato una sorta di instant book di quest'anno, ricordasse quello che abbiamo vissuto quest'anno ma in un modo diverso. Quindi c'è un caso dei casi del Barlume, ma rapportato a quello che stava accadendo un anno fa circa. Bello, e bello. Quindi Bolle di sapone non vi racconto niente perché è un giallo, la trama poi, come dico di solito io, il libro ve lo dovete leggere voi. Certo. Vi racconto due o tre cose, il libro poi va letto singolarmente. Quindi Marco Malvaldi, Bolle di sapone, Sellerio editore di Palermo. Qua ho l'imbarazzo della scelta perché quest'anno sono usciti veramente tanti libri che mi sono piaciuti tanto. E per esempio, allora, parto con questo, che è Il ritorno di Alessandro Piperno. Alessandro Piperno, secondo me, ha una scrittura che io dico di altri tempi, nel senso che è preciso, attento, puntuale. Lui aveva vinto il premio Strega e il premio Campiello, il suo Inseparabili è stato veramente premiato, tradotto in 1000 righe. Qua ritorna con una storia diversa, con una storia che il titolo stesso è Di chi è la colpa,
E questa cosa qua è. Lui racconta della nostra attitudine generale a dar la colpa sempre agli altri. Certo. Per qualsiasi cosa ci accade è sempre colpa degli altri, non ci assumiamo mai la responsabilità. E infatti anche nel libro fa una dissertazione tra la differenza del termine, no? Colpa e responsabilità, perché è facile scaricare le colpe, esatto, ed è molto difficile assumersi le responsabilità. Ovviamente non è un giallo, quindi potrei dirvi qualcosa di più della trama, ma come ho appena finito di dire non vi dico nient'altro. Niente, l'importante è incuriosire, e far venire voglia. Alessandro Piperno, io vi dico, secondo me è uno degli scrittori italiani in questo momento, che a me piace tantissimo, tra i più ascoltati, tra i più letti. Poi lui collabora col Corriere della Sera, fa collaborazioni diverse, quindi la lettura, eccetera. Ma ti faccio una domanda, il fatto che non ci sia il punto interrogativo, perché distinto uno lo legge e dice di chi è la colpa, esatto. Invece no, è di chi è la colpa, perché poi lui lo dice di chi è la colpa. A me, sinceramente, leggendolo questo libro, è venuto in mente, sono venute... Sai che a me, e ce lo siamo detti anche altre volte, piacciono i libri che mi fanno ragionare, che mi instillano delle altre riflessioni. Infatti, dice, di chi è la colpa? Dimmelo tu. Vabbè. E quindi, Alessandro Piperno per Mondadori, di chi è la colpa? E poi, ah, e via. Questo è idealmente il... vado a guardare nella quarta di copertina perché non me li ricordo mai gli altri, mi ricordo il secondo titolo ma il primo mai, ecco, idealmente è la conclusione della trilogia, La casa degli sguardi, sempre chiede salvezza, era il secondo, Tutto chiede salvezza, che era uscito 2 anni fa, che aveva anche partecipato al premio Strega, e questo è appena arrivato in libreria da qualche settimana, e si intitola Sempre tornare, di Daniele Mencarelli. Lui è uno di quegli autori che in Italia si chiamano giovani autori, ma ormai, insomma, c'ha un bel 45 anni, mm-hmm. Quindi giovane non è, no? E questa è un'altra cosa della quale potremmo parlare, certo, una volta, io e te, in uno di questi spazi. D'altra parte, fino a quando si resta giovane autore? Fino a quando non si pubblica, per cui se uno pubblica a 60 anni è un giovane. In quel caso si dovrebbe dire esordiente. Vabbè, però sai, a noi italiani ci piace questa cosa dei giovani, per cui alla fine uno dice, vabbè, io ho pubblicato 2 anni fa, per cui sono un giovane autore. Un autore che è stato esordiente, esatto, 2 anni fa per la narrativa, ma perché poi ha già pubblicato altro. Non è mai sprecata l'occasione per dirsi giovani, questo probabilmente potrebbe essere il motivo, insomma. Questo è interessante. Daniele Mencarelli è come se avesse scritto una trilogia un po' autobiografica, ma non di quelle autobiografie fine a se stesse, mi stai raccontando la tua storia, ma di quelle autobiografie che poi diventano universali, perché mi stai raccontando la tua storia, ma io nella tua storia ci leggo un sacco della mia. Nella fattispecie, in questo libro va a ritroso, arriva all'estate del 1991, quando lui aveva 17 anni, e così anche il protagonista del libro, e succede che questo ragazzino fa la prima vacanza da solo con i suoi amici e, guarda caso, da Roma viene in Riviera Adriatica. Solo che dopo qualche giorno si rompe le scatole di stare con i suoi amici e decide di voler tornare a casa, e lo fa, ma decide come di farlo, in autostop e a piedi. Peccato che siamo nel 1991, non esistono i telefoni, non c'è internet, e malauguratamente si dimentica portafoglio ed è senza soldi, quindi dovrà affrontare tutto questo viaggio scoprendo una cosa, che si può chiedere aiuto agli altri, e quindi attraversando l'Appennino, appunto dalla Riviera Adriatica verso Roma, scopre tante vite di persone che idealmente e all'inizio gli danno, lo guardano un po' così, ma poi si aprono e scopri un mondo di persone che non avreste scoperto altrimenti. È la conclusione di una trilogia che però è come se iniziasse da qui, e quindi tu puoi iniziare da qui e ricominciare. E questa è un'astuzia. E infatti, oppure cominciare dal primo, ed è molto, molto è proprio quello che ti avrei detto, questo fatto delle trilogie, delle tetralogie, delle ottalogie, non so se esistono, cioè mette sempre nei problemi, no? Perché uno si ritrova che magari all'inizio non ci fai caso, no? E poi dopo escono e hanno successo, poi te sei arrivato già al quinto libro e dici adesso cosa faccio, devo cominciare dall'inizio, Invece lui astutamente ti piazza il terzo della trilogia, però che tu puoi leggere anche all'inizio come se fosse il primo, esattamente, ma soprattutto i suoi libri, ovviamente le trame non sono esattamente legate una all'altra, però idealmente sì, perché se tu guardi il percorso è come se
stessi guardando il percorso di vita di una persona, e veramente lui è, scusate se vi do del tu così, ragazzi, comprate Daniele Mencarelli. Molto bene. E comunque dico una cosa anch'io, hai detto ragazzi, allora ragazzi, sapete cos'è l'autostop? L'autostop è una cosa che non si fa più adesso, ma che si faceva tanti anni fa. Ci si metteva al lato della strada, si alzava il dito, il pollice così, che non voleva dire like quella volta, ma era thumb lift in inglese, cioè polliciare un passaggio, e si chiedeva il passaggio. Alle volte si metteva anche il cartello per scrivere dove si voleva andare. La destinazione finale. E la cosa incredibile è che ti davano un passaggio, sì, questa è la cosa incredibile, sì, per sì. Cui nel 91 si poteva ancora fare. Si faceva ancora, sì. Sì. Daniele Mencarelli, sempre tornare, anche questo per Mondadori. Abbiamo parlato di trilogie, e questa è un'altra trilogia molto strana. Lui è Matteo Trevisani, questo libro è pubblicato per Blu Atlantide e si chiama Il libro del sangue. Tu dici, madonna, sarà un thriller. No, non è un thriller nel senso vero del termine. Nel senso che racconta la storia di un uomo... Donatore, no, scherzo. Sciocchino. Lo so, mi viene così. Racconta la storia di un uomo che scopre che nella sua stirpe il primo genito di ogni famiglia, delle famiglie dalle quali lui proviene, muore in mare. Ah beh. E non è male, perché e lui dice, ah caspita, e adesso tocca a me però. E allora inizia a fare delle ricerche, fa delle ricerche e scopre che non era vero, che è solo leggenda. Tutte le persone sono morte in modo diverso, alcune anche in mare, ma non per colpa del mare, ma per colpa di altro. E quindi lui si fa tutta questa ricerca per approfondire qual è la ragione veramente, perché si raccontano, perché nascono le leggende. Questa cosa qui è bellissima, perché le leggende familiari all'interno di ogni singola leggenda. Anche questa è una trilogia, il primo era Il libro dei fulmini, il secondo Il libro del sole e il terzo Il libro del sangue, in cui Matteo Trevisani ci racconta delle storie comuni. Perché poi a me la letteratura piace, la narrativa mi piace soprattutto quando è fatta così, quando ti racconta storie che potrebbero essere le storie di tutti, però tu dici, caspita, però lui ha scritta è quello. Pensa nel momento in cui muore poi affogato in piscina, no? Finisce così, no? Questo. Sto scherzando, ovviamente, la battuta è venuta spontanea. Ma tanto, io non te li dico, finali proprio men che meno, anche se è narrativa e anche se non sono thriller, se non sono gialli. No. Quindi, anche qui in questo caso, Il libro del sangue, Matteo Trevisani, questo mi è stato suggerito da un'amica libraia, che fa la libraia Catania, alla quale anche indirettamente mando un saluto, e se volete dare una mano per quello che è successo in questi periodi con le alluvioni, l'alluvione eccetera, che è successo a Catania, andate sul loro sito, libreria Vicolo Stretto, loro consegnano in tutta Italia anche senza spese di spedizione, quindi fateci un giro, libreriavicolostretto.it, e se volete dare una mano a chi ha subito una cosa che molto è inimmaginabile. Pesante, molto pesante, molto pesante. Allora, tra l'altro ci può vedere, perché è vero che è fuori Ma io lo mando poi. Esatto, dopo ci può vedere tranquillamente. Io lo mando dal sito di Rossini. Esatto. Ecco qua, questo è un libro... Tu mi fermi, vero, quando non ho più tempo? No, siamo sui 13 minuti di trasmissione, per cui abbiamo ancora 6 o 7 minuti. Allora sto andando anche troppo veloce. Va bene, non ti preoccupare, che poi alla fine i saluti ci impegneranno. Ma poi infatti tu intervieni, interrompimi. Certo. Allora, quest'altro libro è un libro strano. Intanto vi dico il titolo. Un re non muore, corso letterario di scacchi di Utet Edizioni. Intanto è corso letterario di scacchi, e uno si pensa, questo mi vuole insegnare a giocare a scacchi. No, perché Ivano Porpora è l'autore di questo libro e tra le altre cose anche amico, ormai lo conosciamo da qualche anno, io ho partecipato anche a 2 suoi corsi di scrittura creativa, ma io non perché voglia scrivere, ve lo dico, amici, ragazzi, ve lo dico come prima, perché a me piace sapere come funziona la testa dello scrittore, come mai, e anche per imparare ad essere un lettore migliore, per capire meglio quello che mi raccontano nei libri, ho voluto fare 2 dei suoi corsi. E in questo corso letterario per giocare a scacchi, non impari a giocare a scacchi. Direi di no, ti racconta la vita attraverso la scacchiera, e questa cosa qui è bellissima.
perché parte dallo spiegarti, la scacchiera è formata da 8x8 scacchi, sono alternati bianco e nero, si chiama da A a H, da 1 a 8, e ti spiega anche ogni singolo pezzo, il pedone, l'alfiere, cosa fa ogni singolo pezzo, e te ne dà anche l'importanza. E poi ti racconta la vita attraverso le partite più famose di scacchi. Ah, bravo. Questa cosa qui, e poi adesso io non so se voi avete mai letto Ivano Porpora, ha già scritto, questo non è un romanzo fondamentalmente, ma è quella cosa lì che a me piace dire di alcuni saggi, è un saggio ma si legge come se fosse un romanzo, esatto. E questo è uno dei casi, è uno di quei, lui ha già scritto 3 romanzi, ha scritto favole, poesie, eccetera, e non c'è bisogno di sapere che cosa ti sta raccontando, secondo me, Ivano, ma lo fa in un modo tale per cui tu rimani attaccato alla pagina. E anche questo libro, se voi lo iniziate, magari non vi interessa neanche sentir parlare di scacchi, ma lui lo fa in un modo tale per cui tu ci rimani attaccato a quella pagina. Quindi complimenti a lui, perché veramente questo libro è veramente, secondo me, è prezioso. È uno di quei libri che di quest'anno sono grato a questo 2021, perché ha fatto uscire anche tutti questi libri. Quindi, bene, ripeto, Un re non muore, Corso letterario di scacchi, UTET, Ivano Porpora. Questo qua lo lascio per ultimo. Va bene. Allora, mi raccomando, di un occhio al tempo, quello mi raccomando, perché non vorrei proprio stroncarti sull'ultimo. No, allora, no, ma quello lì lo lascio per ultimo, perché c'è poco e tanto da dire. Okay. Questo qui è un libretto che mi è arrivato in mano, che ho voluto comprare, perché è un libro strano. Sai la parola, cosa senti? Il grimorio. Grimorio. Tra l'altro si legge anche poco, perché? Perché è fatto apposta, no? Perché deve essere... Si legge? Tra il limbro e l'ambro si legge, diremmo noi a Pesaro. Grimorio è fondamentalmente il librone delle streghe. Ah. E in questo libro di Abe Editore, curato da... aspetta un attimo, non mi ricordo mai. Ci sono diversi racconti che parlano di, appunto, streghe, folletti, calderoni, tutto ciò che è quel mondo immaginario. Mi ha incuriosito, uno, perché ve lo dico proprio, Giulia Ciarapica ne cura l'introduzione. Giulia Ciarapica a me piace molto, quando nel suo blog, nel suo sito, oppure quando scrive sul giornale, quando fa delle recensioni, piace molto e mi attrae. Qua ha curato l'introduzione e quindi lei ci dice: perché dobbiamo ripescare un grimorio? Perché poi ce ne sono tanti, non c'è solo questo. Ogni casa editrice ne produce uno, e i racconti che poi... Perché noi tendiamo a lasciare in un secondo piano, a considerare letteratura di secondo livello, la letteratura che ha a che fare col mistico. Uh-huh. Ma invece no. Perché poi, se tu ci pensi, e ci sono molti autori, per esempio Poe, per esempio Lovecraft, Hoffman, che sono considerati dei classici, ma quando hanno toccato con gli argomenti li abbiamo lasciati un po' in disparte, perché invece va bene se scrivono thriller, va bene se scrivono fiabe, ma quando tocchi l'argomento dell'ignoto, del fantasma, della strega, ci giochino un po', ci prendono un po' in giro, per cui dici, esatto, vabbè. E non sappiamo mai se è realmente così oppure no. Questo è un libro divertente, magari se trovo, è anche illustrato con delle illustrazioni di pregio. Ed è un libro divertente perché racconta cose insolite. Guardate qua, è un libro pubblicato quest'anno, però fatto con cura. Quindi io voglio fare i complimenti anche a quelli di Abe Edizioni. Uh-huh. È curioso, è divertente. Bene, bene, segnatelo. Ultimo. Generalmente immagino qualcuno a casa dice: questo è da comprare, da regalare. Invece no, io l'ho comprato per regalarmelo. Esatto, così. Vai, ultimo, che siamo all'ultimo minuto. Ultimo minuto, perché appunto dicevo, lasciavo per ultimo perché c'è tanto da dire e niente da dire. Allora, lui è il maialino di Natale, lei è J.K. Rowling, è uscito qualche settimana fa e ovviamente nessuno poteva non pensare che arrivasse subito primo in classifica appena uscito, e chissà quanto tempo ci rimarrà. È destinato a diventare uno dei classici del Natale, della nostra epoca quantomeno. Sapete, ormai da più di 100 anni si legge il canto di Natale, no? Certo. E forse lui inizierà a giocarsela. Se la gioca. Se non fosse altro per il fatto che è stato scritto da lei. Esatto. La storia è una storia per ragazzi? Perché mi viene da dire, sempre come per tutta la saga di Harry Potter, è una storia per ragazzi? Ma. Non lo so, mica troppo. Comunque, credo che questo sarà un libro molto regalato a Natale.
se vi siete segnati qualcuno dei titoli, sono tutti buoni regali, almeno da parte mia, io ve li regalerei tutti, quantomeno. E la cosa divertente che accade in questo libro è che tutto può cadere, perché la notte di Natale è considerata la notte dei miracoli. E questo è così. Contribuiamo a far diventare ancora più ricca J.K. Rowling, che ricordiamo è la donna più ricca d'Inghilterra e più ricca della regina Elisabetta, e contribuiamo, ma d'altra parte se lo merita, per cui cosa vuoi farci? Bene, Anto, è stato perfetto, sei stato splendido, hai dato una panoramica di libri che probabilmente tutti di generi diversi, non so quanti tra i nostri telespettatori e telespettatrici leggono in un anno, noi invece li abbiamo fatti vedere qua, perché noi, questa è la nostra missione, leggete, trovate tempo per leggere, quando cominciate, esatto, Peso alla città che legge è il logo che abbiamo alle nostre spalle e non è per caso, la nostra missione è quella, il tempo per leggere lo si trova, togliamolo a qualcos'altro, io sto impegnandomi molto a toglierlo per esempio al tempo che perdo sui social, perché sicuramente nel bilanciamento so per certo che ci guadagno. Anto, grazie per essere stato con noi. Grazie a te, Paolo, per avermi invitato. Grazie a tutti i telespettatori, telespettatrici, amiche e amici di Rossini TV per aver seguito anche questa puntata di Casa Rossini, appuntamento a una prossima puntata, ma tanto voi restate sempre e comunque in visione dei programmi di Rossini TV. Grazie a tutti.